Ciao a tutti, io sono Ilenia, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente torno su questi schermi, un'ambientazione un po' diversa ma temporanea, per tornare appunto nel Grishaverse. Io vi consiglio di recuperare prima la recensione che ho fatto sulla trilogia di Shadowbone, ve la linko sulle schede, non mi ricordo mai il lato, perché il Grishaverse, appunto l'universo di Grisha, queste persone che hanno un particolare potere magico, che vengono addestrate già da bambini per dominare questo potere per essere di Grisha, viene introdotto appunto in Shadowbone. Quindi io, così come anche l'autrice stessa, consiglia di seguire l'ordine cronologico di pubblicazione dei libri Grishaverse, così avete già un'idea completa del Grishaverse quando arriverete a leggere Sei di Corvi. Quindi io vi rimando alla recensione se volete sapere il mio parere sulla trilogia di Shadowbone, così potete anche un po' capire il mio pensiero a riguardo, no? Allora, Sei di Corvi, comunque, torniamo a noi. Allora, composta questa trilogia da Sei di Corvi, appunto, a me piace tantissimo, e dentro è così. Qui c'è scritto nessun rimpianto, mentre alla fine nessun funerale, che è una citazione che viene spesso ripetuta nella trilogia, soprattutto nel primo libro, e il secondo è invece Il Regno Corrotto. All'interno è così, anche dietro è uguale, anche la citazione: noi non smettiamo mai di combattere. Sono circa 400-450 pagine, quindi decisamente più grossi della trilogia di Shadowbone, però comunque sono solamente due, quindi alla fine bilancia. Allora, comunque, noi ci troviamo, mi sembra, 2 o 3 anni dopo gli eventi di Shadowbone. Ci troviamo in un'altra città, siamo a Ketterdam, in particolare nel Barile, che è la parte malfamata di Ketterdam. E in particolare vediamo la storia di altri personaggi decisamente diversi rispetto a quelli che abbiamo visto in Shadowbone, che devono, per guadagnare davvero tantissimi soldi, tipo 30 milioni di cruge, diviso 6 ovviamente, perché sono 6 personaggi in particolare, per svolgere un'impresa titanica. È altamente improbabile che loro riescano a risolvere questa impresa, però ci sono in ballo 30 milioni di cruge alla fine. Questi soldi però tendono a non esserci, a non arrivare, nonostante loro siano i migliori criminali di Ketterdam e del Barile, non riescono appunto a ricevere questi soldi, perché per un motivo o per l'altro il tizio che gli ha promesso questi soldi è in realtà un pezzo di merda. Adesso non vorrei scendere troppo nei particolari, ma appunto c'è sto tizio che deve recuperare, vuole recuperare una droga per Grisha, ecco, per comandarli. Beh, non so appunto pronunciare il suo nome, è uno scemo in culo, appunto un pezzo di merda, stavo dicendo, e quindi promette questi soldi a Cutsbreaker, che è il protagonista principale, e alla sua banda. Appunto sono 6 personaggi che, appunto 6 di corvi, si chiama così perché sono 6 personaggi che provengono dal club dei corvi, appunto un club del Barile, perché ci sono poi diverse bande, appunto loro appunto sono del club dei corvi. Però poi per ricevere questi soldi, insomma, l'impresa si fa ancora più titanica, tra una cosa e l'altra, di qua di là stanno sempre in mezzo alla merda, sti poveretti. Allora, secondo me la duologia di Six of Crows, che vi invito ad esplorare con attenzione e con entusiasmo, perché a me ha dato tantissimo entusiasmo, finalmente una duologia che mi è piaciuta da morire, è più matura rispetto a Shadowbone, decisamente sì, ma a 360 gradi, perché la Bardugo ha maturato tutto, quindi tra i personaggi, quindi la loro caratterizzazione, nel descrivere le situazioni, anche nella complessità della trama, le relazioni che ci sono tra i personaggi, soprattutto il loro rapporto con il barile. Ognuno di loro ha un motivo diverso dall'altro per trovarsi appunto nel barile, come dicevo già all'inizio. E
E quindi anche la relazione che si è creata tra di loro e soprattutto mi è piaciuto molto il rapporto che hanno ognuno dei personaggi con Katsu, che è il protagonista appunto principale. In particolare mi è piaciuto molto il rapporto che hanno Katsu e Inegi o Inei, non ho capito come si pronuncia. Dovrò guardare e finire la serie TV prima di capire come si pronuncia perché ho visto solamente un episodio e venerdì prossimo ne riparleremo perché c'è da parlare tanto sulla serie TV, già col primo episodio. Ok, comunque, mi è piaciuto molto il loro rapporto, anche quello che c'è tra Katz e Jesper, per esempio, in particolare con Jesper e suo padre, che poi ci sarà una scena un po' toccante tra loro due, però ok. Quindi Katz, diciamo che il personaggio principale, è un po' particolare, un po' tanto particolare, è complesso come personaggio. Lui ha subito diverse ingiustizie nel suo passato, quindi vuole vendicarsi. Lo fa nel modo più sbagliato che possa esistere, però intanto è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, quello di vendicarsi di tutte le ingiustizie che ha passato. Ovviamente non vi spoilerò come e quando, però c'è stato un particolare evento che lo ha scatenato, diciamo, tutta la sua vendetta, in due in particolare, e uno, diciamo, collegato all'altro, e quindi si ritrova là nel barile per quello. Anche Neji in particolare mi è piaciuta molto perché soprattutto anche il suo passato che l'ha portata appunto nel barile, ed è stato grazie a Cast in realtà. Quindi perciò mi è piaciuto il loro primo incontro, il loro rapporto già dal primo momento in cui si sono incontrati, perché si incontrano in un momento in cui entrambi stanno male emotivamente, per un motivo o per l'altro, e quindi li adoro insieme. Peccato che poi non è andata a buon fine tra di loro. Questo è un piccolo spoiler, appunto. Poi leggerete voi perché per come. Jasper, in realtà, mi è piaciuto un po' meno rispetto agli altri. Non perché nel presente sia mal caratterizzato, anzi, nel presente forse è quello che mi piace di più perché ha dei motivi forse più validi, più onesti e più morali di tutti gli altri per essere lì e guadagnarsi quei soldi, perché appunto si sente in colpa di aver lasciato il padre nella fattoria che hanno di famiglia nella merda, e quindi ecco, però diciamo che è un po' il suo passato non è travaglioso come quelli dei suoi compagni. Poi ci sono diversi altri personaggi che poi vedremo. Mathias, per esempio, mi piace molto, anche se è uno stronzo, perché lui faceva parte di dell'esercito che voleva sconfiggere i Grisha. Ecco, appunto, volevo dirvi anche questo fatto che nella duologia di Six of Crows i Grisha in realtà da una parte sono quelli che abbiamo conosciuto in Shadowbone, dall'altra parte, tramite Mathias, veniamo a sapere che in realtà ci sono alcune persone che gli credono dei mostri, no? Degli abomini inferiori, quindi devono essere sconfitti. E questa cosa del tipo, what? Cioè, 3 anni fa è successo tutto il casino: Evocaluce, Alina, Mal, Fatti l'Oscuro di qua, di là, la faglia l'hanno distrutta di qua, di là, si è fatto il mazzo. E poi, 3 anni, solo 3 anni dopo, tutta sta cosa negativa che avete contro Grisha. Ma cosa? Ma perché? Comunque, Mathias è uno che secondo me ha fatto un'evoluzione pazzesca, perché dal pensare che Grisha fossero degli abomini, dei mostri, a pensare all'esatto contrario, perché lui finalmente ha avuto appunto un incontro particolare con una Grisha che è Nina. Lei, diciamo che è uno dei due punti in comune con Shadowbone, perché ha delle conoscenze con alcuni personaggi di Shadowbone, quindi si incontrano, fanno delle esperienze insieme. Lei gli riveleva che è una Grisha e lui si ricrede perché dice: com'è possibile che una Grisha sia una persona così positiva come Nina? E infatti poi tra diverse cose di vari di qua e di là si incontrano e lui cambia idea sui Grisha, anche se in realtà è ancora condizionato dal pensiero che gli hanno tramandato in passato, da quando era già da un bambino, e quindi ha fatto poi un'evoluzione perché ha conosciuto poi altri Grisha, tra cui anche Jesper, e quindi si ricrede. E a me questa evoluzione è piaciuta molto, e lui si sacrifica, non vi dirò come, per la sua banda, quindi non solo per Nina e per Jesper che sono dei Grisha, quindi per loro, ma anche per gli altri
l'altra banda appunto restanti. Anche Nina mi è piaciuto molto, alcune volte Mathias e Nina mi hanno fatto un po' girare le scatole, sinceramente, perché sono battibecchi, però comunque in Sisters of Close tutto c'è di conflittuale, cioè ognuno ha un problema e quindi si creano queste cose, quindi un sacco di conflitti, un sacco di cose negative, litigi di qua, non sono d'accordo, così qua, però alla fine trovano sempre un punto di incontro per non solo quello, vabbè, Kaz sta proiettato verso i soldi e la fama, va bene, e la sua vendetta personale, chi se ne frega di tutti gli altri, però comunque trovano un punto d'incontro per far felici tutti alla fine. Chi vuole i soldi, chi vuole quello, chi vuole quell'altro, alla fine si aiutano a vicenda per aiutarsi nei loro obiettivi personali. Che altro ci sta da dire? Non lo so, sinceramente. Ah, quel figlio dello scemo, che come si chiama, manco mi ricordo, Vanek, mi sembra. Figlio mi fa un po' ridere perché è il figlio di un mercante ricco, no? Il tizio che aveva promesso i soldi, no? Così, no? A Katze Company. Mi fa un po' ridere perché lui, cioè, vuole raggiungere il loro suo obiettivo, vuole essere come la banda di cazzo, ma non sempre ci riesce, però si impegna tantissimo e si fa il mazzo anche lui più degli altri, forse perché deve raggiungere, no, il livello degli altri, detto che sono tutti dei criminali professionisti. E lo adoro, sinceramente. Poi c'è un altro personaggio che mi fa molto ridere, che è il figlio del tizio che ha scoperto la droga, no, per i Grisha, così. Che mi fa molto ridere per un altro motivo, cioè lui non si impegna a fare un cazzo, sta lì a non capire una ceppa di quello che gli altri dicono perché non parla la lingua degli altri, insomma, e si fissa, voglio andare di qua, voglio fare quello, che poi lo dice male, no? E mi fa un sacco ridere perché poi in italiano, giustamente, hanno tradotto sgrammaticate tutte le frasi che lui dice apposta, ovviamente, mi fa tantissimo ridere. Non so se voi mi seguite su Instagram, ma avevo messo una storia appunto del Regno Corrotto dove c'è Huawei, appunto, si chiama sto tizio, che fa, dice, una frase sgrammaticata, dove andiamo, andiamo, ecco, una cosa del genere, stanno arrivando, no, comunque, una cosa del genere. E io là, mi ha fatto più ridere del solito, nonostante poi io fossi già a metà del secondo, di frasi sgrammaticate ne dice tantissimo. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, volevo condividere con voi questa gioia, questa cosa. Comunque, niente, questa è la recensione, il mio pensiero su Six of Crows, decisamente appunto migliore sotto tutti i punti di vista rispetto a Shadowbone, però vi consiglio di leggere appunto prima Shadowbone e poi cambiare prospettiva, perché qui si cambia tutto, nonostante ci troviamo ancora nel Grishaverse. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti qual è la vostra opinione su Six of Crows, evitate gli spoiler, così chi vuole leggere i commenti e non ancora legge o sta leggendo questa trilogia non si spoilerà niente. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!